Allora, Presidente, come va in Calabria? Qual è il suo programma della sua visita? Ma purtroppo la visita è la visita soltanto di un giorno. Sono qui per dare il mio supporto ai nostri candidati, sia per quanto riguarda la Lamezia Terme, e credo che abbiamo molte possibilità di arrivare ad assumere la responsabilità di guida del Comune, e la stessa cosa vale per Vibo Valentia. Vado prima a Vibo Valentia e poi passerò la serata a Lamezia. Ecco, Presidente, il polo nel sud in Calabria le ha dato tante soddisfazioni, oggi forse le procura qualche amarezza. Ma non ci sono amarezze che invece siano da attribuire a comportamenti di nostri uomini, a nostre carenze. Certo, Forza Italia si sta organizzando, sta cercando di selezionare una classe dirigente che si aggiunga alla classe dirigente esistente, ma abbiamo anche tante soddisfazioni, perché molte cose sono state fatte di buone. Credo che il Presidente della Regione abbia operato bene e raccolga la fiducia ancora di tutti gli iscritti di Forza Italia. Abbiamo presentato alla Lamezia Terme una nostra bravissima parlamentare che naturalmente ha anche con coraggio e con generosità assunto la candidatura, sapendo di rinunciare, diciamo così, a una vita più comoda in quel di Roma, ma impegnandosi sui tanti problemi proprio per testimoniare la nostra volontà di essere qui e di contribuire a un rinnovamento. Ecco, cosa ne pensa dei centri che aspirano ad essere centro? Mi riferisco a Di Pietro, a Cossiga e agli altri. Ma guardi, lasciamo il teatrino della politica per ora, immergiamoci nella realtà della politica qui della Calabria. Ecco, il polo ha bisogno di una cura ricostituente, concludendo. Ma guardi che noi siamo molto forti, se vuoi sentire i muscoli, non abbiamo bisogno, non indulgiamo a considerare queste elezioni come un qualche cosa che abbia avuto dei risultati positivi per noi. In effetti sono elezioni parziali, elezioni amministrative. Sapevamo già che i risultati sarebbero stati quelli che poi si sono verificati, perché quando non c'è in ballo il futuro, la libertà della gente, molti elettori moderati non vanno a votare. Infatti c'è stata la vittoria dell'astensionismo, che è stato di un italiano addirittura su quattro. Nelle grandi città, con i sindaci che avevano avuto 4 anni di campagna elettorale, noi abbiamo per forza dovuto presentare dei candidati che non erano noti. Questi candidati saranno in Consiglio Comunale, molti di loro guideranno l'opposizione, avranno 4 anni per farsi conoscere, andando ad indicare ai cittadini le carenze del governo della sinistra, gli errori del governo delle città della sinistra. Noi proponiamo un modo nuovo di amministrare, una rivoluzione copernicana, qualcuno l'ha definita, trasformare cioè quella macchina politica oggi perfetta per proibire, che sono le aziende comunali di tutti i comuni d'Italia, gestiti fino adesso nel solito modo, che è il modo proprio della sinistra, di trasformarle in una organizzazione efficiente che possa davvero aiutare i cittadini a risolvere i loro problemi quotidiani e che possa soprattutto sostenere, incentivare chi lavora, chi rischia, chi intraprende. Credo in totale coerenza con il nostro progetto politico per il Paese, che è un progetto teso soprattutto al rilancio dell'economia e dello sviluppo. Senza sviluppo non c'è occupazione, senza nuova occupazione non ci sono nuove entrate nelle casse dell'erario, senza aumentare il gettito dell'erario non ci sono risorse per cambiare questo stato sociale, così come noi vorremmo fare, per renderlo uno stato veramente amico e generoso verso chi ha più bisogno, verso chi si aspetta di essere davvero aiutato, il che oggi non succede. Credo che noi dovremo andare avanti in modo ostinato con quello che è stato il nostro programma del 94, è il nostro programma di oggi, sarà il nostro programma del 2000, perché è il programma di tutti i grandi stati liberali, di tutte le grandi democrazie del mondo. Onorevole Di Pietro, una grande soddisfazione avere al suo fianco Berlusconi. Beh, è una grande gioia e un impegno per Lamezia, per la Calabria, per il Sud prima di tutto, e poi per l'Italia, perché attraverso il Sud rendiamo grande anche l'Italia. Si attende molto il Sud da Berlusconi e dal Polo. Ma noi ci impegniamo, io ieri sono stato in tutto il nord, in questi giorni passati sono stato in tutte le cittadine intorno a Varese, a Legnano, a Busto Arsizio, ho sentito respirare anche le proteste del nord, quel nord che qui al sud si pensa che sia pronto per la secessione, non è affatto vero. L'unica secessione che vuole il nord è la secessione dalle tasse eccessive, dalla burocrazia soffocante, dal malgoverno. Questa è l'unica secessione che i veri uomini e donne del nord vogliono. Quindi in totale accordo con la gente del sud
desidereremmo che questo paese fosse governato in una maniera un poco diversa, e quello che noi ci apprestiamo a fare, convinti che un giorno o l'altro gli italiani capiranno e ci daranno questa responsabilità. Grazie. A lei. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie. Presidente. Grazie.